Ben ritrovati da Fabio Camillacci, terzo e ultimo capitolo di Crimini e Criminologia. Come di consueto è il momento della galleria degli orrori. E come vedete è dal titolo, oggi parliamo di Diogo Alves, il serial killer dell'acquedotto. E restiamo in Portogallo. La volta scorsa abbiamo parlato del mistero legato allo squartatore di Lisbona. Oggi parliamo di questo serial killer, e per parlare di lui dobbiamo tornare non solo al XX secolo, ancora più indietro, al XIX secolo, perché la storia di Diogo Alves, pur essendo uno dei criminali più famosi del Portogallo, è poco conosciuta. Bisogna anche dire che lui in realtà nasce in Spagna, nasce in Galizia nel 1810, poi va a vivere a Lisbona. E sebbene fosse ancora giovane, è diventato noto, è passato alla storia del crimine come l'assassino dell'acquedotto, ma anche il serial killer con la testa nella formaldeide. Poi capirete perché. Intanto andiamo dal nostro compagno di viaggio per la Galleria degli Orrori. Oggi non può essere qui in presenza, lo abbiamo in collegamento da remoto, il professor Marino D'Amore. Bentornato a Crimine e Criminologia. Grazie, grazie. Buonasera a tutti. Sociologo della comunicazione all'Università Niccolò Cusano e criminologo. Professore, questa storia è poco nota, è poco conosciuta perché è lontana nel tempo o c'è dell'altro? Allora, cominciamo col dire che è una storia drammaticamente affascinante e suggestiva, perché poi, come vedremo, rappresenta anche questa una perfetta sintesi del connubio tra criminologia e mezzi di comunicazione. Poi spiegheremo che è sicuramente una storia anche in questo caso avvolta dal mistero, perché di Diogo Alves, soprattutto dell'infanzia di Diogo Alves, si sa davvero poco, però è abbastanza evidente il fatto che sia uno dei serial killer più prolifici non solo della storia del Portogallo, ma addirittura della storia dei serial killer, perché conta una cifra di vittime ufficiali che si aggira intorno alle 70 unità, quelle ufficiali. Quindi possiamo ipotizzare che il numero ufficioso, come di solito diciamo, è ancora più alto. Peraltro, storia di un personaggio, come detto, una vicenda poco nota, poco diffusa anche sul web, se vogliamo. Ovviamente parliamo del 1800, quindi non abbiamo foto dello stesso serial killer. Avete visto prima soltanto così un ritratto con il protagonista, eccolo qui più nel dettaglio, prima vicino al luogo dove ha ucciso 70, forse anche più persone. Da qui proprio il nome serial killer dell'acquedotto, eccolo l'acquedotto, avete visto la foto, ma abbiamo recuperato anche un bel video che parla di Lisbona sotterranea e soprattutto di quell'acquedotto, così come oggi lo vedete con la regia di Rachela Beian. Perché l'acquedotto? Perché serial killer dell'acquedotto, professor D'Amore? Spieghiamo. Beh, lui è stato soprannominato il serial killer dell'acquedotto de Aqua Libres, così viene solitamente chiamato, come dal filmato è un acquedotto che ancora oggi si può visitare, ma all'epoca dei fatti era un'arteria commerciale, oltre a essere una via di passaggio. E cosa faceva Diogo Alves? Di notte si nascondeva, aspettava coloro che dovevano attraversare l'acquedotto, li derubava dei loro averi e poi li gettava di sotto, da un'altezza nell'arco grande di circa 65 metri. Ricordiamo che l'acquedotto nella sua altezza maggiore raggiunge addirittura i 213 metri. Ma per inquadrare e contestualizzare la figura di Diogo Alves bisogna anche raccontare il pregresso, quello che l'ha portato poi a intraprendere la sua carriera criminale, quindi la serializzazione omicidiaria. Ecco, allora partiamo dall'inizio di questa incredibile storia. Abbiamo detto, nato in Galizia da una famiglia di contadini, Alves cadde da un cavallo di famiglia in giovane età. Ecco, questo episodio, questo primo episodio, lo possiamo già considerare, come ci piace dire spesso, come sottolinea lei, un punto di svolta, un punto di non ritorno? Incise quella caduta? Beh, non possiamo dirlo con certezza, possiamo sicuramente ipotizzarlo, come successe per Max Kufler, che da piccolo ebbe un trauma
al cranio per il colpo con una pietra e poi durante la Seconda Guerra Mondiale addirittura fu colpito di nuovo alla testa dallo scoppio di una granata mentre portava un'ambulanza e questo sicuramente inficiò quella che era la sua razionalità e il suo equilibrio psichico. Non sappiamo, ovviamente non abbiamo le evidenze per dire la stessa cosa di Diogo Alves, ma questo ovviamente è un elemento che ci fa ipotizzare un epilogo del tutto simile. La cosa molto particolare, come prima ricordava lei, il fatto che Diogo Alves è ricordato come un serial killer portoghese, ma non è portoghese, è spagnolo, è nato in Spagna, in Galizia nel 1810, solamente che allora era molto comune emigrare in Portogallo per cercare fortuna, per trovare lavoro. Tant'è vero che all'inizio della sua vicenda lui conduce una vita del tutto normale, inizia a lavorare come servo a casa del conte di Belmonte. Dopodiché inizia a fare un'attività che ora non c'è più, ma che al tempo e per diversi decenni era abbastanza comune, quella dell'acquaiolo, ossia coloro che portavano e vendevano l'acqua nelle piazze e soprattutto si recavano nei cortili delle case per vendere delle porzioni di acqua ai vari avventori. È particolare qui, e faccio un rapido cenno che è dalla storia strettamente legata a Diogo Alves, ma che si collega a doppio filo con questa vicenda. C'è una bellissima canzone napoletana che si chiama Fenesta Vascia, che addirittura sembra risalire al 1300 e parla proprio degli acquaioli ed era un'attività che era stata portata in Italia proprio grazie alla dominazione spagnola. Ecco perché paradossalmente questo lavoro è un'attività che legava a doppio filo la vicenda di Diogo Alves anche a delle contaminazioni di tipo musicale e culturale anche in Italia. Detto questo, lui inizia a fare l'acquaiolo e, come dice la canzone, per chi poi vuole sentirla può trovarla tranquillamente su YouTube, si innamora di una sua cliente che è Maria Gertrude. Ecco, questo è l'altro punto di non ritorno, perché poi Maria Gertrude diventerà la complice dei suoi delitti. Ha detto che appunto è andato in Portogallo, ha fatto molti lavori, poi l'acquaiolo, però facendo una battuta possiamo dire, portava l'acqua alla gente, vendeva l'acqua, ma amava bere vino, no? Perché poi aveva iniziato a bere vino, a bere e a giocare d'azzardo. Inizia un grande periodo di perdizione perché Diogo Alves si innamora perdutamente di Gertrude e Gertrude ovviamente gli chiede un tenore di vita che in quel momento con il solo lavoro di acquaiolo Diogo Alves non può assicurarle. E allora decide di aumentare la mole e l'attività criminosa, ma soprattutto questo comporta anche una declinazione assolutamente esecrabile, quindi una perdizione di quella che era un'esistenza normale. Si dà al gioco d'azzardo e soprattutto è un grande bevitore, forse per avere più coraggio quando deve attuare le sue azioni criminose, delle azioni criminose che comportano un grande sangue freddo, ma a cui lui si avvicina con un'evidente mancanza di empatia, anche se in questo caso, come in altri casi, possiamo parlare di analfabetismo emotivo, sicuramente però non di particolare efferatezza nell'atto, nonostante le morti drammatiche che stiamo raccontando. Nel senso che Diogo Alves, per tutte quante 70 le vittime dell'acquedotto, e poi dopo spiegheremo perché non fu condannato per queste uccisioni, diciamo conserverà un grande sangue freddo, tranne in un caso particolare, quello che riguarda una bambina. A proposito, qui intanto abbiamo visto una sorta di fumetto, no? Che riassume il modus operandi di Diogo Alves che lanciava, buttava le persone giù dall'acquedotto. Possiamo parlare ovviamente anche alla luce di una dissennata vita tra gioco d'azzardo e alcol di un serial killer che uccideva per interesse economico? È un altro dei serial killer che possiamo rubricare all'interno della categoria dei serial killer a scopo di lucro. Abbiamo parlato di Landru, abbiamo parlato anche di Ernesto Picchioni in Italia, sicuramente in epoche diverse, ma Diogo Alves si può tranquillamente iscrivere nel club sanguinario di questi individui.
Lo ha fatto a scopo di lucro, lo ha fatto assolutamente per poter assicurare a Maria Gertrude quel tenore di vita che non avrebbe potuto assicurarle diversamente. E nel tempo, mano a mano che gli omicidi aumentavano, acquisiva sempre una grande freddezza, una grande mancanza di empatia, ripeto, unita a una scarsa pianificazione, proprio perché l'atto non necessitava di un'estrema organizzazione o di un'estrema pianificazione. Era un atto assolutamente estemporaneo. Una volta appropriatosi degli averi dei poveri passanti, nel luogo, grazie al luogo in cui si trovavano, riusciva a sbarazzarsene abbastanza facilmente. La cosa non destò sospetto presso la polizia del tempo, perché effettivamente l'acquedotto, oltre ad essere lo scenario dei crimini di Gioco Alves, era anche lo scenario prediletto per tutte le persone che si volevano suicidare. Quindi tutte le vittime di Gioco Alves furono considerate dei suicidi e lui non fu assolutamente colpito da nessun tipo di indagine. Ecco, per capire meglio che faceva, si appostava lì sull'acquedotto, attendeva la potenziale vittima, la derubava e poi la lanciava nel vuoto. Aveva anche questa forza, ma comunque aveva anche dei complici, presumiamo. Nel cuore della notte si nascondeva circa a metà del percorso dell'acquedotto, aspettava che arrivassero dei passanti, dopodiché balzava fuori dal suo nascondiglio, li spaventava ovviamente, perché ovviamente in una situazione assolutamente di grande solitudine, si appropriava del denaro, dei gioielli, nei casi più, come dire, fortunati, tra virgolette, oppure solo dei pochi averi che queste persone portavano con sé, e poi in maniera abbastanza repentina, quindi quasi in un momento di pseudo tranquillità, proprio per non far gridare o comunque non far chiamare aiuto ai poveri malcapitati, li gettava da un'altezza di circa 65 metri. Cosa particolare e che poi verrà ripresa in quella che è la celebrazione, tra virgolette, mediatica di questa vicenda, è il fatto che lui rivelerà, come ho detto prima, di essere pentito di una sola uccisione in quel caso, quella di una bambina che si trovava lì perché era accompagnata da un genitore durante quel passaggio dell'acquedotto, che ripetiamo, oltre a essere una via di passaggio commerciale, era una via di passaggio che legava diversi ambienti della Lisbona del tempo. Fu costretto a gettare di sotto anche questa bambina. Questa bambina, prima di essere uccisa, accennò un sorriso al suo assalitore. Ecco, questo destabilizzò una psiche già fragile e compromessa come quella di Jogo Alves. Altro elemento di mistero è il fatto che non si è mai capito come Jogo Alves si fosse appropriato delle chiavi dell'acquedotto, che tant'è vero, dopo questa sequela numericamente notevole di uccisioni, verrà chiuso definitivamente. Ecco, a un certo punto, infatti, a proposito di quella ondata di presunti suicidi, le autorità pensavano si trattasse di tanti suicidi, in realtà era lui che gettava di sotto la gente, l'acquedotto venne chiuso, posto sotto sorveglianza. Ecco, questo portò Diogo Alves di fatto, no, a cambiare strategia. Cosa fece? Beh, lui doveva continuare ad assicurare alla sua amata un'esistenza, una vita degna di questo nome, soprattutto economicamente. Quindi, ecco, questa è un'altra sliding door. Decise di declinare in altra maniera la sua attività criminosa e iniziò a compiere rapine all'interno delle case. Tant'è vero che verrà arrestato poco tempo dopo. E questo è un altro elemento paradossale, perché dopo una carriera efferata e deprecabile di 70 omicidi compiuti sull'acquedotto di Acqua Libres, lui verrà arrestato poco tempo dopo l'inizio, o meglio la svolta criminosa che si era approntato a intraprendere. Perché? Perché riesce a tenere in ostaggio la famiglia di un medico e poi, per rapinare questa famiglia, ucciderà tutti i suoi componenti insieme ovviamente a dei complici. Ecco, quest'ultimo crimine sarà quello definitivo, perché dopo questo crimine verrà arrestato, e verrà arrestato con un altro colpo di scena, o meglio con la testimonianza di una persona cruciale che, come dire, faceva parte di quel piano per assicurare a Maria Gertrude quell'esistenza che non aveva mai avuto, perché anche Maria Gertrude veniva da una famiglia poco abbiente. Peraltro, ecco, le stavo proprio per chiedere questo, visto che le fonti che abbiamo consultato riportano che una volta chiuso l'acquedotto dovette cambiare strategia, si unì ad altri malviventi e con loro proseguì la sua carriera criminale. Però pensavo si limitasse a delle rapine, in realtà poi il professore ci sta dicendo
continuò anche a uccidere, no? Quindi la sua Sì. carriera da serial killer la portò avanti. Sì, ovviamente cambiò il modus operandi, era cambiata completamente la dinamica delle uccisioni. Lo scopo di lucro rimaneva il comune denominatore, ma cambiando lo scenario e cambiando soprattutto le modalità con cui attuava i suoi assassini, come dire, la cifra identitaria di quelli che erano stati i suoi crimini fino a quel momento veniva completamente smarrita. Tant'è vero che poi, forse perché meno avvezzo a una determinata azione omicidiaria, viene arrestato poco tempo dopo con i suoi complici. E anche il processo sarà assolutamente velocissimo. Tant'è vero che nello stesso anno dell'arresto verrà impiccato insieme a un altro complice. A proposito del processo, no? C'è anche qui un colpo di scena, perché è una bambina che va a testimoniare contro di lui. Eh sì, è proprio è quello che dicevo prima, l'altro paradosso di questa storia. È la figlia di Maria Gertrude, la sua complice, quella che lo aveva accompagnato nei crimini dell'acquedotto de Agua Libres, che testimonia non solo gli omicidi compiuti riguardo la famiglia del medico portoghese, ma soprattutto fa cenno a quelli compiuti sull'acquedotto, per cui invece Diogo Alves non era stato Certo. incriminato in maniera assoluta. Questo sarà una chiave di volta per far sì che il processo, come dire, acceleri verso la sua soluzione e che quindi Diogo Alves possa essere condannato all'impiccagione, come poco tempo dopo reciterà un articolo nel quotidiano più famoso di Lisbona. La figlia undicenne di Maria testimoniò in tribunale, dunque contro la banda, contro anche Diogo Alves e sua madre. Fu destinata a trascorrere l'intera vita in esilio nelle colonie portoghesi in Africa. Ci diceva, ecco, qui siamo ad un'altra parte, se vogliamo, per alcuni aspetti ancora più macabra per le foto che ora vi mostriamo, no? A proposito della impiccagione di Diogo Alves, ma poi cosa avvenne? Perché si parla del serial killer con la testa nella formaldeide? Perché, come giustamente ricordava lei, non abbiamo fotografie, essendo avvenute le vicende in un tempo molto remoto, no? Ma abbiamo invece una testimonianza quasi tangibile, perché la testa di Diogo Alves è conservata nella facoltà di medicina dell'Università di Lisbona, sotto Eccola qui. fornice. La vediamo ed è impressionante, a parte la suggestione macabra che evoca in coloro che la guardano, il fatto che sembra ancora guardare il proprio interlocutore, quindi sembra quasi far rivivere quei momenti immediatamente precedenti alle uccisioni sull'acquedotto di Libras. Tra l'altro, il suo volto non sembra affatto quello di un serial killer. Perché dico questo? Perché la testa fu conservata proprio per poterla studiare, no? C'era all'epoca una corrente scientifica, la frenologia, che poi ovviamente evolverà quelle che abbiamo citato tante volte, no? Le teorie lombrosiane, la Lombrosiano. fisionomica e quant'altro, che voleva studiare nei caratteri fisionomici, quindi del volto, ma anche all'interno del cervello degli assassini criminali, cosa comportasse questa svolta nelle loro esistenze. Questo è il motivo per cui ancora oggi, dopo più di un secolo, possiamo osservare, guardare in maniera perfettamente conservata la testa di Diogo Alves. Che come detto fu impiccato, poi ovviamente una volta morto fu decapitato proprio per conservare la testa che ancora oggi si può vedere nel Teatro Anatomico della Facoltà di Medicina dell'Università di Lisbona in un contenitore di vetro, proprio in questa soluzione di formaldeide che permette di mantenere l'immagine di un uomo dall'aria calma, come ci diceva il professor D'Amore, no? Contrariamente a quanto avvenuto nella sua vita dedicata alla violenza. Una collega, vedendo la foto, è rimasta colpita dal fatto che ha gli occhi ancora aperti. Ha detto: com'è possibile che siano aperti gli occhi? Questo è un mistero, no? Forse quando è stato Diciamo che ucciso molto probabilmente nel momento dell'uccisione, quindi nel momento della è stato dipartita, gli occhi sono impiccato, no? rimasti aperti e così, quindi, come dire, realmente hanno impresso a fuoco nell'immaginario popolare e in noi che lo guardiamo l'ultimo momento di vita di Diogo Alves. Ci ha già detto, e ne abbiamo parlato, un serial killer che uccide per interessi economici, per rapina prima e poi uccide le sue vittime, ma volendo tracciare un profilo, diciamo così, ancora più ampio di un serial killer di questo tipo, anche un po' particolare se vogliamo, no? Perché
il modus operandi, il fatto di gettare la gente da un acquedotto è sicuramente diverso da tanti serial killer che abbiamo trattato. Sì, ripeto, è un modus operandi legato alle contingenze del caso. Diciamo che nel caso di Jogo Alves lo scenario ha costituito un po' la firma, no, del serial killer, ma anche l'arma del delitto. L'acquedotto ha assolutamente agevolato, no, quel tipo di carriera omicidiaria. C'è da dire che possiamo parlare, come ho detto prima, di un grande analfabeta emotivo, quindi di una grande incompetenza sociale nel soprattutto declinare e metabolizzare l'empatia nei confronti degli altri e delle proprie vittime, anche se anche in questo caso non c'è un'assoluta mancanza di empatia, perché come abbiamo visto, come testimonierà lui stesso poco prima di essere ucciso, l'unico momento in cui la sua carriera e la sua volontà omicidiaria ha vacillato è quando quella bambina ha accennato quel sorriso prima di essere gettata giù dall'acquedotto, anche lei. Nasce questo problema, questo tipo di criticità, molto probabilmente anche da una mancanza completa di socializzazione. Qui entriamo nel campo della sociologia unita alla criminologia, di socializzazione, primaria e secondaria, in quanto la famiglia, ricordiamo, una famiglia poco abbiente di contadini, lo ha fatto crescere praticamente da solo, in strada, e quasi subito, in età molto giovane, si è trasferito a Lisbona, in cerca di fortuna, proprio per uscire da quella povertà così debilitante e frustrante, e ovviamente questo ha contribuito all'intraprendere la via criminale, la via delle uccisioni, ovviamente catalizzata dall'incontro con Maria Gertrude, che invece di rappresentare un punto di riferimento e quindi ricostituire un nuovo equilibrio nell'esistenza di Jogo Alves, invece ha costituito un punto di definitiva rottura e di, come dire, immersione in quel mondo di attività criminose. C'è da dire una cosa molto importante, che Jogo Alves è rimasto molto meno di Hannibal Lecter, per esempio, di altri serial killer nella storia della criminologia e nell'immaginario popolare mondiale, ma in Portogallo il suo ricordo è ancora molto vivo. Ecco, per chiudere, ricordiamo, fu impiccato il 19 febbraio 1841. Peraltro, qui fonti che divergono, Alves è stato il penultimo, spesso erroneamente considerato l'ultimo criminale a essere impiccato in Portogallo. Non so che fonti ha lei per confermare che sia stato l'ultimo o il penultimo. No, sembra sia abbastanza attendibile la teoria che lo vede come penultima Penultimo, uccisione in sì. Prego. Portogallo. La cosa particolare, se mi concede ancora qualche secondo, è il fatto che Jogo Alves diventa il protagonista, e qui si concretizza la fusione tra media e crimine, del primo film portoghese che in genere, insomma, nella storia della cinematografia portoghese, perché nel 1909 si decide di raccontare le vicende di questo serial killer con un film dal titolo O Crimes de Jogo Alves, realizzato da Correia e De Pintada, che sono due fotografi che fondano la prima casa cinematografica portoghese, la Portugalia Film. Ed è molto particolare perché racconto questo episodio, perché oltre ovviamente al riferimento che noi facciamo spesso tra mezzi di comunicazione, in questo caso il cinema, e la criminologia, il film, che ovviamente ne viene girata una prima parte nel 1909, poi gli attori della compagnia teatrale che ci lavora devono partire per una tournée in Brasile, quindi verrà ripreso da Tavares, che è un altro regista, nel 1911, raccontano proprio le gesta, fanno vedere proprio le uccisioni con i primi effetti speciali della cinematografia portoghese del tempo. Ed è molto particolare che viene riportato anche nel film l'episodio della bambina che, prima di essere uccisa, sorride e quindi destabilizza la mente compromessa di Jogo Alves. Un episodio che ricorda molto il cappottino rosso della bambina del film Schindler List. Eh sì, quel cappottino inquietante a proposito dei tanti ebrei sterminati nei campi di concentramento nazisti che ricorre, si vede quella bambina col cappottino e poi si È un vede il elemento cappottino, simbolico lei che è molto morta, forte, no? sì, esatto, un elemento simbolico molto forte del film, e anche in quel caso, diciamo così, è l'elemento
di rottura che destabilizza molto il pubblico nella visione di quel film, che tra l'altro O Crime de Diogo Alves è un film che, oltre a essere il primo film portoghese, avrà anche molto successo, tant'è vero che aveva 3 anni di repliche fino al 1914, un consenso di pubblico molto, molto grande. Ecco, questo episodio si imprimerà a fuoco ancora di più nell'immaginario popolare e possibilmente perpetuerà nel tempo la memoria delle gesta terribili e sanguinarie di Diogo Alves. Ha fatto bene, anche perché stavo per chiederle, comunque è una storia inquietante, intrigante, se avevano pensato di farci dei film, mi pare di capire, solo in Portogallo è Sì, stato solo in trattato. Portogallo e solo quell'episodio, questo che a distanza di qualche decennio ha stimolato la fantasia di Correira e di De Pintada, che erano questi due fotografi che hanno fondato la prima casa discografica portoghese, ed è stato un progetto, tra l'altro, molto travagliato, che si è dipanato per circa 3 anni, ma che hanno voluto realizzare in maniera molto decisa e ci sono riusciti, ripeto, con grande successo. Tra l'altro, per i nostri telespettatori, se qualcuno ha un po' di curiosità, può trovarne qualche spezzone su YouTube. E chiudiamo rivedendo la foto della testa nella formaldeide, perché sono passati 180 anni dall'impiccagione e decapitazione di Diogo Alves e non solo i suoi occhi sembrano ancora vivi, ma sembrano veramente fissarci con uno sguardo vivace e inquietante, no, professor D'Amore? Questo è incredibile. Sì. 180 anni dopo. Sì, diciamo che è un volto che non sembra rivelare il grande numero di vittime che ha causato, soprattutto grazie alla sua espressione molto distesa e per un certo, a parte il contesto in cui ovviamente si trova la testa, ma almeno nello sguardo in un certo qual modo quasi tranquillizzante da un certo punto di vista, no? Sembra quasi una persona di cui ci si può fidare, senza pensare che invece dietro quello sguardo si annida l'ultimo sguardo di uno dei più grandi serial killer della storia portoghese e non solo. Grazie al professor Marino D'Amore, sociologo della comunicazione all'Università Niccolò Cusano e criminologo. La prossima volta, nella prossima puntata, lo riavremo naturalmente in presenza qui in studio, negli studi di radio di Cusano Italia TV all'Università Niccolò Cusano. Buona giornata, buon lavoro. Grazie, grazie mille e buonasera anche a voi. Buona serata al professor Marino D'Amore, noi siamo al termine di questa altra ricca puntata di Crimini e Criminologia, è il momento dei ringraziamenti, soprattutto chi ha curato la regia, Rachela Beglian, poi ricordiamo per il montaggio e grafiche Daniele Loda, Sofia Puppo e Claudia Di Fonso e ringrazio Aurora Vena che ha lavorato in redazione. Vi ricordo, tra poco la puntata la trovate caricata sul canale YouTube di Crimine e Criminologia, quindi per chi si fosse perso i capitoli, i primi due o addirittura anche tutti e tre i capitoli, può rivedere subito la puntata andando sul canale YouTube di Cusano Italia TV. Per tutte invece le vostre segnalazioni scriveteci a info@cusanoitaliatv.it. Grazie ancora per la cortese attenzione, ci rivediamo la settimana prossima, buon proseguimento con i nostri programmi.